relazione. Mille, mille grazie a tutti, mille grazie a te Giorgio, a Manuela e a tutta Etimu Tracella e a tutti voi. Dopo la cavalcata bellissima della dottoressa Deborah, che ringrazio, così come ringrazio tutti i relatori che in modo esemplare, speciale, hanno spiegato che cosa accade al corpo fisico quando esposto a campi elettromagnetici artificiali, io ho l'arduo compito di spiegarvi che cosa accade al corpo energetico quando esposto a campi elettromagnetici artificiali. E per farlo inizio la mia presentazione facendovi delle domande che in realtà sono le stesse identiche domande che ci siamo posti io e il pool di tecnici che sono dietro a questa tecnologia. Io utilizzo le slide perché così abbiamo e la mia voce e le immagini. Le domande sono queste. Possiamo attaccare i campi elettromagnetici, intendo quelli artificiali. Possiamo sfuggire dai campi elettromagnetici? Possiamo fare a meno dell'attuale tecnologia? Soprattutto, siamo veramente disposti a rinunciare a tutte queste incomodità che essi ci danno? Queste sono le domande che noi ci siamo fatti. Ci siamo guardati, come si dice qua in Romagna, nelle palle degli occhi e la nostra risposta al momento è stata questa. È vero, assolutamente vero, che possiamo limitare con un comportamento intelligente, consapevole, con tutte le soluzioni, tutti i consigli che sono stati detti fino adesso. Però la realtà, come diceva la dottoressa Belpoggi, è che noi siamo immersi in un brodo elettromagnetico. Con l'avvento poi delle nuove tecnologie, come diceva lei, è come se fossimo dei pesci di acqua dolce buttati immediatamente in un mare di acqua salata. Questa è la realtà. Perché? Io dico così, perché il mondo è cambiato. Il mondo è cambiato perché il lavoro si svolgerà in questo modo, sempre a contatto, sempre più a casa. Adesso lo si chiama smart working, perché dobbiamo essere internazionali. Però è questa la realtà. Così come la realtà era questa. Perché la realtà, come diceva la dottoressa Deborah, in realtà è questa. Almeno in precedenza erano insieme, avevano la possibilità di vedersi, toccarsi, scambiarsi qualche parola. Adesso sono continuamente a contatto con questi dispositivi e soli. Poi, quando si incontrano i ragazzi, soprattutto giovani, io noto questa immagine qua, che invece di comunicare giocano, sì, ma utilizzando gli smartphone. Sono attaccati, questa è un'immagine emblematica delle tantissime che io vedo e che vediamo tutti quanti, così come vediamo queste immagini di questi corpi sempre più storti, di questi occhi sempre più accecati e poi di questi babysitter. Poi arriviamo a casa per chi ha la fortuna o sfortuna di lavorare fuori e ci mettiamo a giocare o spesso ci isoliamo per socializzare, tra virgolette. Poi quando andiamo al ristorante spesso questa è la scena. Adesso io ve la faccio breve, ma... E poi arriva la notte. E queste sono immagini che sono reali. La cosa che mi stupisce sempre da parte delle nuove generazioni è che quando io gli chiedo ma perché dormi con il cellulare o peggio ancora con il cellulare accanto che si ricarica? E la risposta è sempre la stessa, perché mi devo svegliare con la suoneria, come se non esistessero altre suonerie al mondo, non capendo che i cellulari ogni 5 secondi si devono collegare alla cella più vicina,
perché devono mantenere il contatto, il collegamento. Ma dicono, ma sì, io lo metto in modalità aerea, no? Sapendo che l'altoparlante emette un campo elettromagnetico soprattutto, ed è quello che dà più fastidio al metabolismo del calcio, inducendo tutte le cose che ha meravigliosamente detto la dottoressa Deborah e tutti gli altri relatori. Poi arriviamo a questa scena qua. Io vedo continuamente queste ragazze incinta che stanno ore e ore e ore con questi dispositivi vicino alla pancia, all'utero. Poi arriviamo agli eccessi, alla noia, soprattutto da parte delle nuove generazioni, queste dipendenze, fino all'estate citata prima, questa sindrome ichikomori, che anche in italiano non ha un gran futuro, come nome almeno. Adesso questa è un'immagine ovviamente limite, ma non pensate che sia solo che sia in Giappone. Io conosco delle realtà qui dalle mie parti che sono veramente così. Sono questi ragazzi che non riescono a entrare nel mondo, vivono in un mondo virtuale, fatto del loro mondo, in completa confusione, perché è questo che vanno a creare, ahimè, i campi elettrici artificiali. Allora ci siamo chiesti che cosa fare. Serviva una soluzione semplice, pratica e efficace, soprattutto, ovviamente, che fosse alla portata di tutti, perché tutti abbiamo almeno un cellulare, almeno uno, se non di più, che aiutasse a limitare perlomeno i danni o i disturbi causati dai campi elettromagnetici artificiali. Ed è nato Libratum. Libratum viene dal latino libra, bilancia, libratum, bilanciato e equilibrato, undis, che vedremo dopo, onde, significa onde perché deve gestire da un punto di vista bioenergetico le onde elettromagnetiche. Qual è l'intento di Libratum? L'intento è molto chiaro e preciso, quello di proteggere e rinforzare cosa? L'assetto bioenergetico, non mi stancherò di ripeterlo oggi, l'assetto bioenergetico, per far sì che noi ci adattiamo più velocemente in maniera equilibrata agli stress ambientali, in questo caso dati dai campi elettromagnetici, ma sappiamo quanti altri ce ne sono, ma oggi ci occupiamo di campi elettromagnetici. Tecnologia. In realtà in commercio, sapete meglio di me, esistono tante aziende, tanti produttori che utilizzano ognuno la propria tecnologia, la propria filosofia. Noi di Libratum, o meglio io, però insieme a tutti i tecnici che mi seguono, ci siamo affidati alla tecnologia più antica, raffinata e precisa del mondo. Quando si parla di energia, spesso la si abbina a cose un po' così, no? Non scientifiche, strane, mistiche, al limite dalla stregoneria, ma ho prima sentito il professor Spazzari dire che ha un onore, che per lui essere un onore, essere uno stregone, perché una volta i maghi erano delle persone illuminate, quindi noi siamo dei maghi. Io non mi offendo anche. Però quello che vi vorrei fare capire che l'energia in realtà è solo una, si manifesta in modi diversi, a frequenze diverse. Una parte di essa è visibile, densa, come la chiamava il mio grande insegnante Zamperini, e una parte che è sottile, invisibile. Invisibile a che cosa? I nostri sensi. Ma in realtà esiste come? I cinesi, attraverso questo simbolo, il Tao, la esprimono in modo egregio. Queste due forze, lo Yin, la materia, lo Yang, l'energia, che si compenetrano e che ruotano, anche questa è una parola chiave, ruotano, perché l'energia sottile, tutta l'energia circola, si muove in modo circolare. Lo Yin nutre lo Yang e lo Yang muove lo Yin, in questa perpetua dinamica circolare che dà movimento a che cosa? Alla vita sulla Terra e probabilmente anche all'universo. Quindi l'energia esiste come?
E questo ce lo dicevano i nostri antichi, che ci hanno insegnato che l'energia sottile sopra è regolata da che cosa? Dalla matematica, dalla geometria. Chi ha avuto la fortuna di ascoltare la bellissima relazione del dottor Stanton l'altra volta, ci ha spiegato quanto la matematica in realtà sia molto connessa a noi, più di quel che pensiamo. Perché in natura è tutto perfetto. Vi ho messo alcune immagini, ma se ci pensate, la natura, se non è disturbata da noi, perché siamo sempre noi quelli che mettiamo delle interferenze, lei sa già quello che deve fare. Insita in lei c'è il programma, c'è una serie di app, come si dice adesso, che la portano a essere perfetta, a patto che non ci siano delle interferenze, degli inquinamenti. I rapporti numerici sono le parole con le quali noi possiamo comprendere e parlare la lingua dell'intelligenza universale. Questo ragazzo era bravo, questo ragazzo ancora dopo 2500 anni si studia. Oserei dire che aveva dei numeri, Platone. Quindi se ce lo diceva lui vuol dire che qualche cosa di vero c'è in questa citazione tra le tante che ha fatto. Ma veniamo ai tempi nostri. Molti non sanno, parlando di energie sottili appunto, che nel 79 questi tre signori, tre fisici, ricevettero il premio Nobel per aver inventato, scoperto, o dico io svelato qualche cosa che già c'era, la teoria dell'elettrodebole, che veniva appunto codificata questa interazione fra una forza debole e una forza elettromagnetica. Questo solo a livello teorico. 4 anni dopo al CERN si scoprì il bosone di Higgs, che poi diede la scoperta ad altri bosoni, il bosone più e meno, poi il bosone Z, che sembra essere questa particella che dà movimento a tutto il mondo, a tutto l'universo. Perché noi, che siamo gli scienziati, sappiamo benissimo che la materia che noi conosciamo è il 5%, il resto è materia oscura. Quindi non è vero che l'energia sottile non c'è. C'è come? Va solo capita. Il problema è che noi cerchiamo di capirla con una mente razionale, ma invece alcune volte questa mente ha bisogno di essere utilizzata in un altro modo, ma esiste come? Ed è interessante, l'altra sera ascoltavo un'intervista con una fisica che diceva di un esperimento che hanno fatto inserendo delle sonde a dei volontari, a delle volontarie, e all'interno dell'utero, anzi all'interno dell'ovaio, con delle sonde di fibra ottica per vedere l'attimo del concepimento. Non è stato mai possibile vederlo, perché è talmente veloce, 0,-26 secondi. Eppure c'è, perché noi siamo qua. Se non ci fosse quella scintilla, il mondo non esisterebbe. Saremmo come una bellissima macchina o moto senza lo spinterogeno, senza quella scintilla che la mette in moto. Quindi c'è come questa energia. Va solo capita. E quindi il ragionamento che io, l'altra domanda che vi faccio è oggi, qual è la tecnologia che utilizza la matematica e che sta progredendo in modo vertiginoso? L'informatica. Di fatto siamo atterrati a pie pari nel mondo, nell'era dell'informazione, nel bene e nel male. Quindi io non ho fatto altro che unire, mettere insieme le antiche tecnologie, filosofie che avevano con una logica ben precisa matematica, ma scritta in modo informatico.
Perché mi sono detto, se è vero che queste due, questo yin e yang, questo più e meno, queste due forze devono collaborare, coesistere e comunicare le une con le altre, vuoi vedere che se io gli dico di fare delle cose ma in un modo tecnologico, queste le fanno. Questa è la sfida, il gioco, la curiosità che mi ha spinto a unire queste due cose che hanno dato la nascita, che hanno fatto nascere appunto Libratum Mundis. Vedete la parte centrale? In realtà è quella serie di spirali, sono in realtà state calcolate in un modo ben preciso. Perché? Uno, perché l'energia si deve muovere in modo spiraliforme, o destro o levo giro, ma perché la natura vuole, alla natura non piacciono le approssimazioni, lei vuole le cose perfette, perché lei è perfetta. Quindi nella mia umanità ho cercato e sto cercando di migliorare questo sistema. Qual è lo scopo di Libratum? Di agire sull'assetto bioenergetico, sottolineato ancora mille volte, umano, e aiutarlo a mantenersi intatto ed equilibrato, e soprattutto per metterlo nelle condizioni di adattarsi, un'altra parola chiave, ai vari repentini stress ambientali. Perché? Perché chi studia la biologia, voi l'avete studiata molto meglio di me, sapete benissimo che noi non siamo gli stessi anche biologicamente di milioni di anni fa. Perché ad esempio tanto tempo fa i mitocondri non c'erano, sono stati sviluppati dalla natura per adattarsi ai cambiamenti. E continuamente ci sono questi cambiamenti, ma qual è il limite rispetto ai campi elettromagnetici? È che ora non abbiamo il tempo per adattarsi, perché siamo continuamente bombardati. Lì la natura ci ha messo centinaia di milioni, centinaia di anni per mutare. Adesso negli ultimi 16 anni, perché prima ho visto tra le tante relazioni di quanto questa esposizione dal 2005 in poi è aumentata, no? Quindi negli ultimi 20 anni, dai, mettiamo 20 anni, queste frequenze, che non sono altro che delle interferenze, sono recepite dai nostri corpi in modo anomalo. E si chiedono che cavolo dobbiamo fare adesso. Quindi noi abbiamo bisogno di dare delle informazioni al sistema bioenergetico, che è il sistema biofisico, per dirgli stai tranquillo, mantienimi in equilibrio e abbi il tempo di trovare la tua soluzione. Questo è il compito. Veniamo ora al funzionamento, la cosa più importante. Io ve l'ho messa in modo sequenziale, cercando di spiegarvela in un modo che fosse più tecnicamente semplice. Okay? Quindi seguitemi, e il funzionamento è in questo modo. Allora, sono state decodificate le caratteristiche vibratorie delle frequenze elettromagnetiche, perché tutto in natura ha una caratteristica vibratoria, ha una sua firma energetica, un suo QR code, se vogliamo parlare in termini moderni. Queste caratteristiche sono state abbinate a parametri matematici e geometrici definiti incoerenti, quindi disturbanti, disordinati. L'algoritmo all'interno dell'esclusivo software di Libratum Mundis esegue periodicamente la scansione per rilevare queste caratteristiche ambientali, queste caratteristiche vibratorie presenti nell'ambiente. E ogni volta che rileva una o più caratteristica vibratoria incoerente, quindi frequenze elettromagnetiche artificiali, per compensazione emette delle vibrazioni equilibrate, ricavate, memorizzate da elementi della natura, che per effetto della biorisonanza va a informare, anche questa è un'altra parola chiave, cosa? Il corpo bioenergetico, al fine di stimolarlo nella sua innata capacità di reazione. A quale scopo? Che cosa gli dice? Di fare queste cose qui. E adesso ve le spiegherò nei termini più semplici possibili.
Riposizionare la corretta polarità biomagnetica, fondamentale. Sapete perché? Perché noi in fondo siamo come, se ci consideriamo nel nostro insieme, siamo come una macropila che quando funziona bene deve avere la testa collegata al più, al cielo, allo yang, direbbero gli orientali, e i piedi o il perineo a terra, almeno al minus, allo yin, e sempre la stessa cosa. Questa differenza di potenziale fa girare, fa muovere l'energia. Ma non basta che questa energia si muova, si deve muovere in modo equilibrato, ma soprattutto nella giusta direzione. Perché quando noi siamo stressati, accade questa cosa qui, che è la cosa della quale mi sono accorto in studio. Avviene l'inversione di polarità. Vi faccio un esempio semplice di inversione di polarità. Io che ho studiato e che studio medicina tradizionale cinese, ve la spiego da un punto di vista dei meridiani, che non sono altro che il prolungamento energetico dei nostri organi, elettromagnetico se vogliamo. La nausea. Avete mai provato la nausea? Ok. La nausea è semplicemente, tra virgolette, un'inversione dello spin. Il meridiano dello stomaco che parte dall'interno degli occhi e scende giù sulla parte anteriore del corpo e finisce al secondo dito dei piedi, ha un percorso verso il basso. Perché? È semplice, perché lo stomaco deve fisiologicamente spostare in basso gli alimenti per farli digerire. Quindi quando noi siamo sotto stress, e lo stress può essere dato da qualsiasi evento, però i campi elettromagnetici possono fare anche questa cosa qua, e il corpo ce lo segnala come con la nausea. C'è un'inversione, c'è l'energia dello stomaco, invece di scendere sale, noi lo avvertiamo come senso di... Io ve la spiego da un punto di vista di energetico. Di questi esempi ce ne possono fare a bizzeffe. Quindi la polarità è una cosa, è la prima cosa che dobbiamo mantenere. La corretta polarità. Tutto deve girare, ma nel giusto verso. Quindi Libratum ha lo scopo di dire al corpo riposizionati alla corretta polarità. Quando tu avverti una caratteristica, che in realtà è un parametro matematico che è abbinato a una certa frequenza, allarme, e lui dice al corpo, tac, mantieni la tua polarità. Ma perché è importante la polarità? Perché in realtà, se andiamo nell'infinitesimo, anche ogni cellula in realtà è una micropila, che ha la sua differenza di potenziale, che in termini medichesi si chiama potenziale di membrana ed è misurabile, deve essere intorno ai meno 70 millivolt. E cosa accade? Che se diminuisce, gli scambi intra-extracellulari avvengono con più difficoltà. Se poi si inverte la polarità, uguale patologia. Punto. Questo è, se la cellula o qualche cellula di qualche organo o qualche funzione comincia a perdere la sua polarità o a invertirla, è un problema. Spero di avervi fatto capire l'importanza della corretta polarità. La seconda cosa che Libratum informa, dice, tra virgolette, al corpo energetico, di ricentrare, riportare al centro del corpo fisico cosa? L'asse bioelettromagnetico. Come diceva la dottoressa Quini, noi abbiamo degli organi, e anche il dottor Gelli, e tutti quanti, e le professore Spazzari, diciamo tutti la stessa cosa, perché è semplice la nostra vita, va solo in... Dobbiamo lasciare al corpo la capacità di fare quello che lui sa già fare. Quindi quando noi siamo allineati,
Noi abbiamo i campi elettromagnetici formati dal cuore, emessi dal cuore, dal cervello, dagli intestini. In realtà ogni organo emette un suo campo, okay, ogni cosa, e forma una sorta di mela, una sorta di toroide, che è in risonanza con il toroide della Terra, della magnetosfera. Ma notate quell'asse colorato, l'asse centrale. Questo è un concetto che ho preso da un ingegnere armeno che ho conosciuto tanti anni fa, perché attraverso un'antenna, l'antenna di Lecker, che è uno strumento bioenergetico, si può misurare il campo magnetico e il campo elettrico emesso dal corpo. E che quando sta bene, deve avere l'asse che è perfettamente allineato rispetto al corpo fisico, perché quando è stressato, lui lo sposta. A secondo di come e quanto lo sposta, ci sono tutte delle interpretazioni, ma non è adesso il momento di dirvelo. Però quello che dovete capire è che lo spostamento dell'asse è il momento in cui il corpo mette un blocco al gas. Come dire, aspetta un attimo, qui tu stai vivendo uno stress, io ti metto un fermo, perché se tu utilizzassi tutta la tua energia, tu ti ammaleresti ancora di più. Quindi è una salvaguardia energetica che utilizza il nostro corpo. Quindi un'altra cosa che Liberatum dice al corpo di riposizionarsi al centro. Vi faccio un esempio pratico. Questi potrebbero essere dei discorsi solo filosofici, campati in aria, però vi faccio un esempio pratico di quando siamo allineati. Avete presente quando noi facciamo una cosa che ci piace, che ci nutre? Quando sono passate già 2 ore, caspita, nel tempo si è perso. Quello è il momento in cui noi ci siamo riallineati, ci siamo rigenerati, ci siamo ricaricati. È il momento in cui noi siamo nelle onde delta, per esempio la notte. Se dormiamo in un ambiente bioenergeticamente sano, certo. Perché adesso vanno di moda tutte queste tecniche, lo yoga, la meditazione, tutte queste tecniche, il tai chi, il qigong, tutte queste tecniche, no, di respirazione, eccetera. Perché hanno finalmente capito che quando il corpo lo rilassiamo, lui si ricentra, si allinea. Lo diciamo già tutti quanti lo diciamo. Quando non siamo a posto, se lo diciamo, guarda, oggi lasciami stare che sono fuori. Oppure il contrario, te sei fuori. Ah, qua in Romagna si dice, te non sei a bolla, te non sei a piombo. È un modo di dire. Ma è arcaico, perché l'allineamento è il momento in cui noi siamo in contatto con corpo, mente e spirito. Quando noi siamo nel cuore, quando noi siamo allineati, siamo noi stessi. Abbiamo la possibilità di fare e dire quello che siamo, per il quale siamo nati. È una cosa importante, l'allineamento. Non è facile, eh? Però questa è un'altra cosa che il Libratum dice di fare. La terza cosa è quella di mantenere in equilibrio bielettrico i meridiani energetici, e dopo vedremo i test. Bene, ad oggi non possiamo quantificare queste energie impercettibili perché non abbiamo gli strumenti per come la scienza l'intende, però possiamo osservare che effetti hanno queste sull'uomo. Quindi, siccome Vibratum è già utilizzato da diverse persone, noi abbiamo raccolto un pochettino gli effetti, gli effetti che queste persone ci raccontano, e abbiamo notato che in generale ci dicono le stesse cose, che sono queste: miglioramento del sonno, questa è un'immagine bellissima. Miglioramento dell'umore, con meno sbalzi di umore, meno stanchezza oculare, soprattutto per chi utilizza molto questi device, meno fastidio all'orecchio quando parliamo, anche se ovviamente io consiglio sempre di parlare in viva voce o al limite con
con le cuffie concavo, gli auricolari se proprio non possiamo farne a meno, e più energia, una maggiore energia con una qualità migliore a fine giornata. Queste sono le tre macro, guarda caso, sono fra i sintomi che vengono provocati a livello fisico dai campi elettromagnetici artificiali che ci avete raccontato fino adesso. Che caso, sarà un caso. Boh. Poi ovviamente abbiamo fatto anche dei test e continuiamo a farli, e della ricerca. Beh, lui è il primo test, anzi, oserei dire che Libratum è nato soprattutto grazie a S-Drive. Quindi ringrazio Giorgio quel sabato pomeriggio che mi ha telefonato quando stavo così facendo spesa con mia moglie, in modo che stavo rilassando. Mi dice: Massimo, devi venire a Milano. Ma dai, oh Giorgio, anche sabato, ma te devi venire a Milano perché ho scoperto una cosa meravigliosa che cambierà il destino dell'umanità. Madonna, ha detto adesso. Però voi sapete quanto Giorgio è convincente. Quando vuole, e ho preso il treno, sono andato qui. Battute a parte, S-Drive attraverso la sua mappatura ci permette di capire che cosa sta avvenendo. E questo test qui è stato il test che mi ha permesso di notare qual era il minimo comune denominatore che accomunava tutte queste persone che venendo in studio da me avevano questa inversione di polarità, che io misuro attraverso dei test kinesiologici, oppure misuro appunto con l'antenna di Lecker. Perché non mi capacitavo del fatto che le persone venivano da me con tutta una serie di sintomi, io facevo tutte le mie tecniche, uscivano, ritornavano sempre con questa inversione. Porca miseria, no? È lì che è venuto fuori l'elettrotecnico che è in me. Quindi è da qui che ho capito che dovevo fare qualche cosa per aiutare il mondo, per aiutarci, ecco, a stare un po' meglio, a difendersi, a proteggersi da questi campi elettromagnetici. E questo quindi, grazie Giorgio ancora. E grazie a Cell Wellbeing. Poi ovviamente abbiamo fatto dei test con la pedana stabilometrica con il dottor Marostica di Bologna, che ringrazio. E questa pedana è collegata a un computer con un software che misura lo spostamento del nostro baricentro. Notate che cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo in tasca dei cellulari accesi e abbiamo fatto questa misurazione, notare lo spostamento destra, avanti, dietro, destra e sinistra di quando abbiamo il cellulare senza niente. Alla stessa persona, dopo un X tempo, abbiamo rifatto il test e questo è quello che in generale è emerso, cioè quindi una ricentratura. Quindi qui mi sono detto, allora se io ho delle informazioni logiche e coerenti, poi, cavolo, allora vengono recepite davvero. Quindi questo è un altro segnale che ci raccontano, hanno una maggiore stabilità, con una percezione di maggior radicamento. Poi abbiamo fatto dei test con il sangue, con un microscopio ottico in tecnica campo chiaro, con la dottoressa Mina Imperio di Pesaro, che ringrazio come tutti, ed è emersa questa cosa qui. Allora, questa è un'immagine del sangue in vivo, quindi si fa un foro come quello che si fa per misurare la glicemia, si mette sul vetrino, eccetera. Questa è una delle immagini, quella farà le più eloquenti, no? Di quello che accade agli eritrociti dopo solo un minuto di telefonata all'orecchio senza il cellulare.
Vedete l'effetto impilamento, perché probabilmente dovuto dal ferro presente dentro l'emoglobina, essendo il ferro un materiale, un metallo sensibile ai campi magnetici, è come se questi globuli si sono impilati. Avete presente quando dovete cambiare le pile agli elettrodomestici? Bisogna metterle più e meno, più e meno, più e meno, perché l'energia gira. E quindi avviene questo effetto impilamento che produce un addensamento del sangue. Alle stesse persone abbiamo rifatto il test con l'UNDIS al cellulare e queste cose sono emerse. Di primo acchito si nota ovviamente la migliore disposizione nello spazio, una migliore coerenza. Però poi mi sono accorto di un'altra cosa ancora più importante, la rotazione di 90 gradi degli eritrociti che passano dalla posizione verticale a quella orizzontale. E questo è un effetto del campo magnetico. Magnetico emesso dal cellulare, perché il cellulare ha una cassa acustica che è piccolina, che è un magnete, e quindi lui emette come il campo magnetico. Perché dovete sapere che tutti teniamo giustamente il campo elettromagnetico, ma è il magnetico quello più importante. Perché l'elettrico, o bene o male, si può, se vogliamo un po' limitare con dei tessuti, con delle vernici, con dei materiali, eccetera. Il campo magnetico no, permea tutto e tutti. Ed è quello che, essendo artificiale, quindi essendo generando impulsi in modo alternato, modifica la nostra polarità biomagnetica, infatti. Io non l'ho chiamata bioelettromagnetica, biomagnetica. Quindi anche qui un'altra conferma. Poi abbiamo fatto dei test con il dottor Meletani di Ancona, uno dei maggiori esperti di test EAV, insieme al dottor Allegrini, nostro grande insegnante alla scuola, che utilizza anch'esso il test EAV. EAV nel gergo, in alcuni ambienti si storce un po' il naso perché si abbina all'omeopatia, non è scientifico, tutte queste cose qua. In realtà, abbinato insieme all'S-Drive, è usato da persone competenti, ci dà un sacco di belle informazioni per aiutarci. E quindi abbiamo fatto dei test facendo, e bene, ho preso uno il più eloquente. Allora, guardate l'immagine di sinistra. Le linee blu e rosse sono semplicemente la parte destra e sinistra. Questo qui appunto è stato fatto con un cellulare in tasca, acceso ma in tasca. Poi vedete tutte quelle linee bianche, sono le cadute dell'indice, almeno chi fa EAV le chiama in questo modo. È il momento in cui il corpo segnala che c'è uno stress, e quindi quell'organo, quella funzione non ce la fa a mantenersi in equilibrio, quindi ha uno stress. Le cadute dell'indice sono molto importanti. Però poi, che cosa ho notato dopo? Io me ne accorgo sempre dopo. Questo valore qui, OR, per chi fa l'EAV, è il valore della degenerazione cellulare. Ma perché a destra? Cavolo, ma avevamo i cellulari a destra, nella tasca destra. Quindi non è vero che l'energia sottile non c'è, c'è come e si manifesta, bisogna solo trovare il modo di misurarla. E questo a destra invece è quello che accade quando abbiamo applicato l'UNDIS al cellulare. Immediatamente sono scomparse le cadute dell'indice e soprattutto notate come i valori si sono bilanciati. Infatti dovrebbero essere, oltre che bilanciati,
anche in un range che va dai 50 ai 60 unità di misura. E poi ci hanno chiesto di fare, ma funziona anche sul sistema immunitario? Bene, allora abbiamo fatto sempre dei test senza e con il cellulare e vedete l'immagine di sinistra, nella colonna di sinistra, tutte quelle scritte in rosso, adesso qui si vedono poco, però sul sito si possono vedere meglio, che indicano l'indice, la caduta dell'indice di tutti dei valori corrispondenti a funzioni immunitarie e di come questa caduta dell'indice scompare immediatamente con l'UNIS. Vi prendo questa metafora perché mi piace, l'ho presa da un maestro che mi piace, insomma, per farmi capire ancora meglio, ma vabbè. Noi, questa potrebbe essere un'immagine della vita, dove l'acqua che scorre nel fiume è la nostra vita, che per scorrere bene deve avere i due argini ben forti e saldi, quelli della materia e quelli dell'energia. Ma sappiamo tutti benissimo che la vita non è sempre un fiume così fluido e armonico. Spesso la vita fa dei giri strani, no? Che ci sembra che torniamo indietro, che non evolviamo mai, in realtà scorre più lentamente, ma scorre. Alcune volte la vita può essere anche irritata, può essere anche veloce, può essere anche arrabbiata, però se gli argini sono forti, o bene o male, andiamo avanti. Il problema nasce quando gli argini non sono a posto. È qui che interviene la patologia. E allora è un problema. È un problema perché se noi non abbiamo lavorato sulla prevenzione, quando arriva la montata, è un problema. Quindi noi abbiamo queste due forze, energia e materia, che in realtà devono comunicare, collaborare e coordinarsi l'una con l'altra, dove Libratum è una delle tecnologie che aiuta l'energia e la materia va utilizzata con tutte le cose che conosciamo. Quindi dall'alimentazione alla medicina, che sia naturale o chirurgica, quella qualunque essa sia. Però la medicina cura la materia, Libratum aiuta l'energia. Questo deve essere un concetto. Queste due forze che per essere in equilibrio sono come una bella coppia che tenendosi per mano va avanti nel sentiero della vita. In conclusione, la tecnologia Libratum sostiene l'assetto bioenergetico umano e lo mantiene equilibrato. Questo è l'obiettivo della tecnologia Libratum. Sono stati effettuati degli aggiornamenti, il 21.1 significa che è il primo aggiornamento del 2021. I nuovi UNDIS sono stati modificati, il software all'interno è stato modificato nella velocizzazione, quindi sono più veloci. Hanno dei tempi di reazione, di scansione più veloce. È stato migliorata la sua capacità di tenersi, fra virgolette, fluidi e puliti. Perché? Perché voi vi chiederete, Libratum è fatto da una parte che è resinosa e una che è metallica, quindi conduttiva. Perché, come diceva Wilhelm Reich, l'energia cosmica si muove come l'energia elettrica, va da un isolante a un conduttore e non il contrario. Perché? Perché si genera una differenza di potenziale infinitesimale, certo, ma c'è. Quindi utilizza il naturale movimento dell'energia. Però cosa succede? Che ogni tanto tutte queste frequenze elettromagnetiche irritano, congestionano, come se intasano i filtri, chiamiamoli così. Quindi all'interno abbiamo ulteriormente potenziato questa capacità di autopulirsi. Permettetemi il termine. Poi abbiamo rinforzato appunto la capacità di mantenere questa doppia polarità corretta e la
La capacità di trasmutazione sottile, che roba è? È la capacità di trasformare le congestioni energetiche ambientali, in questo caso dovute a frequenze elettromagnetiche, in energia biocompatibile. Questo è un concetto importante. Quando noi parliamo di energia, c'è differenza tra energia e bioenergia, sono due cose diverse. Il corpo sottile, così come il corpo denso, ha i suoi organi e funzioni, e quindi al suo anatomofisiopatologia, anche il sistema sottile ha i suoi organi e funzioni che si ammalano anche loro. Ma loro devono avere la capacità di trasformare l'energia presa dall'esterno, l'energia della, no, della gravità, l'energia elettromagnetica della luce, eccetera, di trasformarla in bioenergia per essere utilizzata dalle nostre cellule. Questa è la trasmutazione sottile. E qui devo ringraziare Roberto Zamperini, che è stato un luminare in questo senso. Quindi i nuovi vibratum hanno rinforzate queste funzioni. Non significa che quelli vecchi, fra virgolette, non funzionano più, come no? Funzionano egregiamente, però come tutte le cose siamo in miglioramento. Allora, siccome alcuni di voi hanno già i dispositivi vibratum, io vi ho segnato le cose da non dire che non sono vere. Allora, o soprattutto per quelli che magari vogliono consigliarla. Vibratum non elimina o riduce il campo elettromagnetico, perché se no il nostro cellulare o dispositivo non funzionerebbe più o funzionerebbe peggio. Non cura la persona che lo utilizza. Ho sentito persone con delle problematiche mastodontiche pensare che mettendo il vibratum al cellulare questo cambia, cioè, siamo anche oggettivi e onesti. Gli dà una mano, certo, però bisogna lavorare su entrambe su entrambi gli argini e in modo consistent, dicono gli americani. Non è un dispositivo medico o paramedico per il momento. Si scarica o necessita di ricarica periodica? No, grazie a questo sistema di autorigenerazione è illimitato. Diciamo che il programma è stato fatto per 20 anni, in commercio è da 4 e ancora funziona egregiamente. Può essere indossato, incollato sulla pelle? No. No, perché è tagliente, no, perché ha una colla. Questo qui è nato per essere incollato ai vari dispositivi, punto. Vi ho messo anche quest'ultima cosa qua, è un oggetto di culto, perché? Perché uno ascoltando un pochettino tutti i miei discorsi sull'allineamento dell'energia, cuore, mente, spirito, metto il vibratum sul cellulare e mi illumino, divento un illuminato. Magari bastasse questo, serve questo sì, ma tanto altro. Invece i vantaggi di Libratum sono questi qui, ve li ho elencati. Contribuisce a mantenere in equilibrio gli apparati e sistemi bioenergetici umani. Può essere applicato non solo a smartphone, ma tablet, PC, casse Bluetooth, stampanti, router, elettrodomestici in particolare. Non utilizza alcun tipo di alimentazione elettrica, quindi perché sfrutta il naturale movimento energetico, come vi dicevo prima. E quindi emette solo vibrazioni biocompatibili. Non necessita di alcun tipo di manutenzione periodica. Sono stati effettuati test e ricerche, tra parentesi, stiamo continuando a farle. Le nuove confezioni sono munite di un bioadesivo di ricambio, che se cambio il cellulare, voglio spostare quello che ho e metterlo in un altro. Lo devo scollare con un taglierino, gli tolgo il bioadesivo, ci metto quello nuovo e via. È costruito con materiali biocompatibili, l'acciaio nickel free, la resina è biocompatibile, certo, è un po' chimica, ma è certificata atossica, quindi non è tossica.
La confezione e il materiale pubblicitario, dopo lo vedremo, sono ecosostenibili, ma soprattutto sappiate che è un prodotto artigianale. In un'epoca in cui tutto è standardizzato, tutto è uguale a tutti, i libratum sono fatti ancora uno a uno. Noi siamo molto attenti all'ambiente, a cominciare dagli opuscoli che vedrete, i nuovi opuscoli sono costruiti con della carta riciclata. E una parte del costo viene devoluto all'associazione, alla PFC, che si occupa di ripiantare gli alberi una volta che vengono abbattuti. Poi la confezione è fatta con paper mill, che è anche qui un brevetto italiano. Che costruisce la carta, ricava la carta dalle fibre degli scarti del latte, quindi non si getta niente. Ma soprattutto al nostro grande Made in Italy, dalla progettazione alla vendita in tutta questa catena, e vi assicuro ce ne sono tante, è molto lunga questa catena. Sappiate che ogni volta che voi avete a che fare con Libratum, sostenete la nostra bella Italia, e questa è una cosa a cui io tengo. The last but not the least, come si suol dire, la nostra missione è quella di aiutare nel cercare benessere per il nostro futuro, in un mondo che insomma sta andando un pochettino come sta andando, è il nostro apporto per cercare di dare, è il nostro contributo per cercare di lasciare un qualche cosa di migliore ai nostri figli, ai nostri nipoti. Io ho finito, vi ringrazio per l'attenzione e a vostra disposizione. Mille grazie a tutti, ringrazio EpiNutracell nelle persone di Giorgio e Emanuela Terziani, che oltre alla loro amicizia mi permettono di divulgare questa bella tecnologia. Non lo dico bella perché mio, perché è un conflitto di interesse, ok? Però è veramente di cuore. Grazie a tutti voi che avete avuto la pazienza di ascoltarmi fino a quest'ora. Ma grazie a te, grazie di cuore e grazie per questo meraviglioso lavoro che stai facendo e questa passione che ci unisce, perché è solo così che possiamo contribuire a un mondo migliore nei nostri piccoli grandi sogni che abbiamo dentro di noi e quello che possiamo mettere a disposizione. Noi, senza pretese, vogliamo migliorare la qualità della vita delle persone. La ricerca certosina nei confronti dei prodotti di altissima qualità e soluzioni, perché non si può solo parlare di problemi, bisogna assolutamente trasmettere anche possibilità di migliorare la qualità della vita, di proteggere noi, i nostri amici, le nostre famiglie, le future generazioni, e bisogna assolutamente fare presto. Non è che possiamo dire: io dico, ah, ma sì, ma non ci sono evidenze scientifiche. Cosa dobbiamo fare più di quelle evidenze? Anche me lo dicevano ancora oggi, me lo dicono per esempio per il cell food, ricerca sulle cellule, ricerca su in vitro, in vivo, su 50 persone, su 30 persone, su 230 pazienti, doppio cieco con placebo, non basta mai. Quindi non si accontenterà mai nessuno, no? Noi continuiamo a lavorare. Naturalmente bisogna lavorare in modo serio, responsabile, senza insomma, parlare di panacee, ma di supporto, di interferenze e di possibilità di aiutare le persone a vivere meglio. Lo facciamo attraverso l'informazione, la formazione, attraverso professionisti veramente illuminati, ricercatori, e con molta umiltà, perché questo penso che sia fondamentale. E proprio grazie a questi eventi. Il 23 maggio ci sarà un altro evento importante, poi il 5-6 giugno, quindi vi invito tutti a iscrivervi in maniera che poi ci riposeremo per giugno, luglio e agosto, e poi i primi di settembre ho messo in chat questa iniziativa,
a cui siete invitati. Abbiamo solo 50 posti qui in Lunigiana, e proprio vorremmo fare prove pratiche, insomma passare dalla teoria alla pratica con alcuni professionisti relatori e confrontarci con voi guardandoci negli occhi e magari chissà poterci dare anche un abbraccio, che l'ossitocina, 8 abbracci al giorno tolgono il medico di torno, sono fondamentali. E poi ossigenare le nostre cellule prima di tutto. Allora vi ricordo il 23 maggio questo appuntamento importante e poi 5-6 giugno. Vi ricordo la nostra scuola di alta formazione che partirà a settembre, quindi se volete insomma prenotare non ci sono problemi. Queste due giornate che vedete, che abbiamo passato insieme, io direi che sono state di una qualità, professionalità, supporto, ma anche proprio vi dico che ho imparato molto. Veramente mi ha entusiasmato anche questo modo di trasmettere concetti così difficili in maniera anche insomma utile per tutti noi. Massimo, voglio ringraziarti ancora di cuore per questa tua presentazione, queste soluzioni. Abbiamo veramente la possibilità finalmente, attraverso questo meraviglioso dispositivo che vedete qui, questo librato, guardate com'è semplice, com'è piccolo, veramente eccezionale. Si mette poi dietro il cellulare o il wifi o il computer sul tablet, insomma è veramente straordinario e vi assicuro che sta funzionando molto bene, al di là della ricerca scientifica, poi quello che conta è quando noi ci sentiamo meglio. E vi ricordo poi la meravigliosa smart card. Stiamo continuando la ricerca, stiamo continuando a creare cultura. E questo lo facciamo per una grande passione che ci contraddistingue, quella di veramente, come vi dicevo, aiutare gli altri a vivere meglio. Massimo, se vuoi dire qualcosa, sei benvenuto. Altrimenti. Mi sono accorto che non avevo acceso la videocamera, quindi ho fatto tutte le relazioni. Dalla video, adesso mi vedete, io sono Massimo. Volevo ancora ringraziare i relatori, i professori Spaggiari, il dottor Gelli, il professor Marinelli, meravigliosi, la dottoressa Quini, che mi hanno semplificato la vita, nel senso che mi hanno permesso alla fine di inserirmi e di parlare di una cosa che magari si fa fatica a parlare, perché come dicevo all'inizio, quando si parla di energie sottili o energia, tutti l'abbinano un po' a cose strane, ma in realtà senza di quell'energia lì noi non saremmo vivi, saremmo, questa energia è quella che ci fa vivere, anche se ancora non la possiamo misurare, è sempre esistita, sempre esisterà, va solo incanalata e soprattutto compresa. E la lingua più importante delle energie sottili è quella che parla dal cuore, che potrebbe essere un discorso solito, no? Le solite cose. In realtà anche, no? Quello che dice la dottoressa Silvia Di Luzio quando parla appunto del cuore che è l'organo dal quale partono tutti i nostri impulsi, no? Che poi danno movimento alla vita. Quindi io vorrei dirvi un sacco di altre cose, ma quello che dovevo dire oggi l'ho già fatto e vi ringrazio ancora. Grazie. Mille grazie. Di tutto. Grazie di cuore Massimo, grazie. Qui vedete questo libro, alcuni di voi mi hanno chiesto, quindi lo lascio un attimo per le vostre fotografie, volete fare, comunque basta mandare un'email, siamo a vostra disposizione. Ricordiamoci sempre, questo è il messaggio con cui voglio terminare: rare sono le persone che usano la mente, poche coloro che usano il cuore e uniche coloro che usano entrambi. Auguri e grazie di cuore,
un saluto a voi e alle vostre famiglie, abbiate cura di voi, la vita è urgente, ma solo l'amore guarisce la vita, quindi mi raccomando. Grazie ancora e buona vita a tutti, buona serata, buon fine domenica. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Caro prof, carissimo prof, aspetta che voglio ridarti la cosa, dov'è? Aspetta, amica, eccoli qua, ti chiedo di attivare l'audio, ecco, caro prof. Ciao. Ciao carissimo, che bella giornata che abbiamo passato insieme. Bravo, sei bravo. Sono privilegiato di avere questa passione, perché guarda, tu sai cosa vuol dire andare portare queste informazioni in giro per l'Italia, e sai che è una sfida enorme, no? Non è facile. Lo facciamo così, cercando di arrivare al cuore delle persone e sperare che le persone cominciano a parlare in famiglia, agli amici, ai parenti, perché è l'unico così che possiamo fare. In televisione non ce le dicono queste cose. Ah, sicuramente no. Bellissima anche la relazione della Deborah Quini. Una meraviglia, guarda. Mamma mia. Perché gli dai la parola, per favore? Alla Deborah, ci sei? Aspetta. Vediamo se c'è la Deborah. C'è la Deborah. Deborah. Eccola qua. Deborah, ci sei? Sì, ci sono. Sentirete sottofondo anche una pallina che spittisce, perché uno dei miei cagnolini l'ha presa adesso, però sì, ci sono. Che giornata. Sì. Che meraviglia oggi. Bellissimo, abbiamo fatto veramente un buon lavoro e sono sicura che tutti i partecipanti hanno preso i messaggi importanti e saranno anche in grado soprattutto di comunicarli, perché diciamo che anche se gli argomenti erano sicuramente complessi, in linea generale sono stati tutti comprensibili anche ai non addetti ai lavori, per cui questo è anche importante nella comunicazione, perché sennò ci parliamo sempre tra di noi che ci siamo letti gli studi e invece è importante. Si vede che avete fatto i compiti a casa. Sì, quindi data bene, veramente sono veramente contenta, quindi bravo Giorgio, bravissimo, ecco. Esatto. È un catalizzatore di interessi che... Sì. Complimenti. Ma infatti, a te, hai fatto una relazione meravigliosa, così. Grazie. Spaziosa, grazie, proprio di ampio respiro, proprio bella. Grazie, veramente, perché io adesso sono incinta, ma prima di essere incinta ho sempre detto i bimbi delle mie pazienti sono figli miei. E quando entrano delle donne in studio sono mie sorelle, per cui... Per me dare una mano è sempre stato il punto focale, la mia mission, per cui sono veramente felice di essermi messa a disposizione e molto molto felice di vedere che ci sono tanti colleghi che fanno altrettanto, perché questo poi è importante, che sennò se uno si sente solo non riesce neanche a sentirsi abbastanza motivato, perché a un certo punto prende anche lo sconforto. Invece vedere che siamo tanti, che c'è interesse e che comunque le persone rispondono è anche un buon incentivo ad andare avanti, per cui bene, bravi tutti, bravo bene. Giorgio, bravi noi, forse quindi... ti posso dire che stiamo cercando di mettere insieme degli interessi di questo genere attorno alla rivista The Ecologist che tiene Giannotto Pucci, no? Da tanti anni. E così abbiamo già fatto un paio di riunioni online, ovviamente, dove eravamo, credo, 200 persone.
da tutti i posti con appunto interessi di questo tipo analoghi, insomma. Vedremo se seminando qualche cosa come sta facendo Giorgio, insomma, raccogliamo. Certo. Come no? Che dire, veramente brilli di luce propria, cara, ma veramente un'altra, guarda, una differenza. Io che ti ho visto prima e dopo, meraviglioso. Vabbè, questi sono i miracoli della vita, perché come lo spieghi un'energia di una nuova vita che si sviluppa e che nasce, quindi certo. Fare saluti a tutti, ci vediamo. Un bacio a tutti, vi lascio anch'io. Ciao Grazie Giorgio, di un cuore. bacione. Ciao. Ciao, ciao, ciao.